Allora, battuta d'arresto la seconda consecutiva in campionato 2020, che è assolutamente da dimenticare, perché dall'inizio dell'anno questo United Pomezia sembra non conoscere vittoria. No, buonasera a tutti. Vabbè, la matematica non mente, no? Sono tre partite, tre sconfitte. Purtroppo venivamo da un periodo ottimo e bisogna imparare che se si approcciano male le partite, poi questo è quello che succede, perché purtroppo il primo tempo, e non è la prima volta che ci succede, il primo tempo l'abbiamo completamente regalato, ci siamo innervositi tra di noi e siamo andati sotto 3-0, nonostante abbiamo creato qualcosina, ma facendo molta confusione. Il secondo tempo l'abbiamo rimessa in piedi perché siamo andati 3-2, quinto fallo, e in quel momento mancavano credo 4-5 minuti, l'avevamo schiacciati, era un po' che li stavamo schiacciando. Purtroppo poi questo sport, se non concretizzi quando crei, dall'altra parte poi fai fatica, no? Allora, ha dell'incredibile andare a commentare una situazione del genere. Approccio sbagliato, ruoli che poi tra l'altro sembrano non essere rispettati, non ci si capisce un po' in campo, si va un po' troppo spesso in bambola e si fatica soprattutto poi dalla panchina a dare delle indicazioni, perché con un minuto non è facile, con i time out, figuriamoci quando la partita è in corso. No, non è che si va in bambola, abbiamo messo qualche ragazzo nuovo in campo che si sta allenando da poco con noi e loro è normale, possono sbagliare. Mi aspetto qualcosa di più da quelli che stanno sempre con noi e ti ripeto, il secondo tempo l'hanno fatto, perché il secondo tempo comunque loro, cioè i ragazzi hanno giocato bene, non posso dirgli nulla, però non è pugilato, non si vince ai punti, quindi si vince quando butti la palla dentro e noi non l'abbiamo fatto. Mister, però se dovessimo andare un po' a riavvolgere il nastro, a parte il 2020, iniziato male con la Final Four, la partita in campionato la settimana scorsa a Cisterna che non è andata, questa sera qualche avvisaglia però l'avevi già avvertita ancor prima della sosta natalizia. Sì, purtroppo, ripeto, però questo non è un alibi, noi ci siamo allenati poco e male per mille motivi, mettiamola così, per mille motivi. Siamo tornati ad allenarci bene praticamente da adesso, infatti comunque gamba ne abbiamo. Ti ripeto, ci sta mancando qualcosina davanti, non dimentichiamoci, quando manca comunque un finalizzatore come Moncada, a noi ci manca parecchio. Abbiamo Luca, ma quando dobbiamo dare il cambio a Luca, gli altri si adattano a fare il pivot, ma perdiamo tantissimo campo. Stiamo cercando di cambiare qualcosina pure a livello di rotazioni, proprio per ovviare a questa cosa. E serve tempo, serve lavoro, ripeto, in ogni caso sono contento del secondo tempo perché abbiamo avuto tante occasioni per chiudere, per fare gol e non l'abbiamo sfruttato, 2 contro 1, 3 contro 1, ci è mancato sempre uno per fare una lira, come si dice, e poi lo paghi, i ragazzi devono stare tranquilli. Abbiamo preso un brutto gol perché ci siamo fermati, convinto che ci fischiasse il fallo l'arbitro, quello è un errore che non dobbiamo fare, sul primo e sull'ultimo gol sono due errori. Perché gli altri sono due infortuni, ma il primo e il quarto gol sono due errori che non ammetto. Perché... Ecco, questi sbagli poi pagano, poi se ci si mette anche qualche sbaglio di troppo da parte delle coppie arbitrali, poi si può confezionare il tutto. Purtroppo gli arbitri sbagliano come sbagliamo noi sotto porta. Il metro di giudizio oggi è stato abbastanza deciso, da una parte e dall'altra è lo stesso, non fischiavano praticamente, fischiavano pochissimo, noi ci dovevamo adattare e abbiamo sbagliato a non adattarci. Ti ripeto, sul primo gol siamo andati a cercare uno sfondamento centrale, sapendo che loro pressavano non dovevamo cercare, sull'ultimo gol che abbiamo preso ci siamo fermati e se non senti il fischio non ti puoi fermare. È forse anche per questo che loro, avendo raggiunto il quinto fallo, voi non avete provato ad insistere, perché forse sapevate che non sarebbe arrivato quel fallo per mandarvi al tiro libero? No, al time out ho detto ai ragazzi che avrei tenuto fino a un minuto dalla fine prima di mettere il portiere, ovviamente rischia il tutto per tutto, ma come siamo entrati al time out abbiamo preso il gol, quindi... sul 4-2 dopo mancavano 3 minuti scarsi, quindi è normale che a quel punto provi. Il problema è che fare il portiere di movimento con così poca intensità equivale a non farlo, quindi a posteriori è facile dire che è stata una scelta sbagliata probabilmente.